Benvenuti al nostro appuntamento Tutto è settimanale pronto, possiamo partire. con Eurotruck Simulator 2, con le avventure del TurboStar di Ralph Garage. Oggi continuiamo la nostra sfida, disegniamo l'Europa appunto a bordo del nostro mitico TurboStar Baraf Garage. Vi auguro un ottimo inizio di settimana. Come dico sempre, dato che lo streaming del canale inizia di martedì, anche se la settimana, lo sappiamo bene, inizia lunedì, ma in qualche modo, ecco, seppur in maniera un po' atipica, vi voglio augurare un ottimo inizio di settimana e vi ringrazio ancora per il vostro affetto dimostrato. Purtroppo la settimana scorsa, a causa di un inconveniente tecnico, non ho potuto fare lo streaming e per questo vi chiedo scusa, ma non è dipeso da me. E fortunatamente ho trovato un tecnico telefonico estremamente competitivo che ha fatto un grandioso lavoro e adesso la connessione internet è molto molto stabile. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che Mettiamoci al lavoro. questa impresa è stata ispirata da un bravissimo streamer che si chiama Nazario Onesta, uno streamer pugliese, il quale ha percorso il perimetro della penisola italiana, scusate, a piedi, tutto interamente a piedi, e quindi io ho preso spunto da questa sua grandiosa sfida e in qualche modo ho voluto replicarla Rivolgersi a voltare a destra. anch'io, ma ovviamente Voltare a destra. sul TurboStar di Ralph Garage. In effetti questa è la seconda edizione, la seconda serie nella quale io sto portando il TurboStar di Ralph Garage. Nella prima abbiamo collegato tutte le capitali europee, quelle ovviamente disponibili, diciamo così, fino a questo momento sulle DLC, quindi E si sulle ricordi mappe. bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, mi sciure fess, ha capito? Ed è entrato il mitico Fanbus. Eccoci qua, rieccoci carissimo. Buon inizio di settimana. Scusami se la settimana scorsa non sono potuto essere presente, ma ho avuto un problema tecnico che fortunatamente è stato risolto in maniera eccellente dal tecnico della telefonia. Come stai innanzitutto? Buon pomeriggio, grazie ancora per essere entrato in Fenbus Lives. 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Oi, grazie Fembus, grazie per i bitterini. Allora, vediamo se parte qui. Perfetto. OK, eccoci qua. Grazie ancora carissimo Fembus per il tuo prezioso contributo che stai dando. E quindi adesso sono tornato in attività, quindi tranquillamente posso venirti ad aiutare a dispositiz nella tua mitica farm. Eccoci qua, partiti. E
Allora, in questo momento stiamo partiti dalla città di Livorno in direzione Barcellona. A proposito, fammi controllare un attimo l'itinerario qua. Allora, dobbiamo controllare. Quindi abbiamo detto Livorno, Barcellona, via Nizza, Marsiglia, Montpellier. Quindi Nizza, Marsiglia, Montpellier, perfetto. Ok, perfetto. Ok, sono 1000 km. Ok, e quindi avremo modo di chiacchierare. FN Bus a disposition. Stamattina ho ripreso un pochettino Prepararsi a voltare a destra. la serie dei fratelli Capone qua su Farming 22, che poi è una, diciamo che sono dei personaggi di un film, uno dei tanti film di Totò, che interpretavano appunto Totò, quindi il principe De Curtis con Peppino De Filippo, e ho preso spunto per dare Fermarsi a destra e poi uscire a destra. un nome particolare a questa Uscire a Serie. destra. E io vado! E io vado! Sì, i trattori là costano. Yes, Fernbus, stasera vengo nella Rives, vengo a darti una mano. Tenersi a sinistra. Poi ho letto dei progressi che hai fatto la settimana scorsa, insomma, hai fatto, come si dice in gergo, hai fatto il botto. Sono contento per te. Anche qua, questo canale, diciamo che nonostante il periodo un po' così, fra alti e bassi va avanti, non ci lamentiamo. Sono fortunato perché quando sono in replica ci sono un sacco di, molto spesso ci sono persone che insomma danno fiducia al canale, quindi si iscrivono, lasciano il follow a disposizione. Caro Fernbus, quando posso dare una mano, a disposizione. E qua noi abbiamo il Capitan Price, portafortuna qua. Caspiterina. E tu ti premiano alla fine perché ci dai dentro. A proposito, la voce come va? L'ultima volta che sono passata nella tua live, c'avevi un po' la voce un po'. No! Un po' avanti, un po' indietro. Aspetta, che sta? No, dai! Wow, grande Fernbus! Ma tu hai capito questo che ha fatto col camion? Guarda questo! Scusate, non per cattiveri, ma mamma mi sperdi, non avete arneggiato il carico. Ai ai ai. Oh, sto scendo a Firenze, Fernbus, ti passo a prendere. Ok, cerchiamo un nuovo Lascio percorso. Capitan Price nella primaria di sosta qua, anzi lo lascio al bar di Gigino. Così ci andiamo a fare questa trasferta a Barcellona. Sono parecchi chilometri. E comunque Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. grazie mille Fernbus. Sei il 671esimo hosting che ha ricevuto il canale. Sono parecchi. Caspiterina, mamma mia. Veramente un canale che, nonostante
non faccia molti spettatori durante le live, però durante le repliche, anche diciamo nelle visualizzazioni dei video singoli, fa dei buoni numeri, quindi direi che va alla grande. Oh, 671, alla faccia del bicarbonato di sodio. ovviamente, per chi non lo conoscesse, l'amico Fernbus 08 vi invito a passare nel suo canale e ovviamente a lasciare un bel follow. So hi everyone, welcome to the stream, welcome to our appointment, our first appointment of our last streaming on the Tuesday with the thank you so much, Fanbus, grazie. Sorry, I was laughing because this sketch is one of my favorite of the Monaco di Monza. Is the title of a movie of Il Principe de Curtis, Prince de Curtis, alias Toto. And I was laughing hearing those phrases. So I was saying thank you so much and welcome to the stream and welcome in the channel. I want to say thank you so much. Welcome to our first appointment of the week with the Turbo Server of Garage. Today we will go on drawing the borderline of European states, and today we are starting our journey from Livorno city in Tuscany, and we will reach Barcelona, passing through Nice, Montpellier, alla rotatoria, prendere la quarta uscita. Marseille. So we will run the lowest part of the French coast, and we will reach the Spanish city. So thank you so much again, and welcome to the stream. Thank you so much for the following of the channel during the rerun. Thank you so much. Ottimo, cara Fernbus, mi vengo a divertire, anche perché ti dirò di più. Io poi dopo, quando finisco qua, comunque mi porto un po', mi vado a preparare la live per domani mattina. Mi vedo due cosette che devo fare e poi sicuramente mi metterò un quarto d'ora a sistemarmi qua, quindi arriverò che ho già riscaldato le candelette alla tua live, così ti faccio risparmiare un pochettino di facciamo un po' recuperare qualcosina all'azienda tua qua, che bisogna un pochettino dare un po' di turbo. A disposition, Fernbus. Tu non hai, vero? Non hai Discord, se non ricordo male. Altrimenti facciamo come l'altra volta, che io ascolto il live, se non hai Discord e ti scrivo in chat. Ottimo, questa è una cosa che più lavori devo fare. L'ho vista che l'ha fatto Robby Mel. Ha fatto veramente una cosa. Ah, vabbè. E allora ti ascolto in live e poi ti scrivo nella chat del gioco. Tu magari
tiene un po' più d'occhio alla chat del gioco. Tanto io comunque quando entro in chat mi faccio un giro, cioè nel server mi faccio un giro sui campi, vedo quello che c'è da fare e subito mi metto all'opera. Comandi. E allora merci a voi, je vous dire bienvenue dans la direct, bon début de semaine, bienvenue dans la première direct, dans le premier jour de programmation du canal, bon début de semaine. Je sais que le but de semaine, le premier jour de début de semaine, c'est le lundi, mais je commence à produire le contenu ici sur Twitch le mardi. Donc bienvenue à tous, merci encore pour votre compagnie, bienvenue avec notre rendez-vous du mardi avec le Turbo Star Graph Garage. Aujourd'hui nous allons continuer notre défi en départant de la ville de Livorno et la ville de destination c'est Barcelone. Nous allons passer à... Nous passons par Nice, Montpellier et Marseille. Sto cercando un nuovo percorso. Donc voilà, j'étais un peu distrait. Excusez-moi. Donc voilà, bienvenue. Merci encore pour votre compagnie dans cette directe, et naturellement merci à vous que vous avez choisi de suivre le canal quand je suis en réplique. Merci beaucoup pour votre confiance. Ed eccoci qua, caro Fenbus, scusami ma ogni tanto qua devo ricordarmi di fare il giro e il caseificio, e questa è una cosa che più la devo fare pure io. In modo detto mi sto proprio a 000 sparato 7. Andiamo di qua. Devo iniziare a mettere il pollaio, l'hai messo? Perché so che ho visto che le uova là fruttano parecchio. Quello che sulla Helen Grant fruttavano le uova mi pare 3.000 euro ogni 1.000 litri, là mi pare che il picco tocca fino a 5.000 euro. Mamma mia. Devo farmi prima una bella raccolta di frumento là. Ah ok. Quindi mo le pecore mi pare che producono anche il latte, vero? In farming 22. O producono soltanto la lana. Uscire a destra. Ma fammi vedere un attimo una cosa, che percorso mi fa fare. Allora, questo mo mi fa fare questo, è il problema qua sta interrotto, quindi mi sa che devo, oh mamma mia, devo fare un giro enorme. Allora no, devo fare così è per forza così, mamma mia che giro. Ah, solo la lana, ecco. Ah. E allora dobbiamo aspettare anche la mod, come c'era su Farming 19, non so se era disponibile anche per console. C'era quella lì che praticamente tenersi a destra e poi uscire a destra ti permetteva di scegliere sia, cioè ho la ovile con le pecore che producevano lana oppure quello che producevano latte. Sarebbe cosa buona però se un modder ne facesse una che ti permettesse, o che ci permettesse, di poter tenersi a sinistra
poterle produrre entrambe. Non sarebbe male. Virus ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Willa Covirus, benvenuto nel canale, grazie mille per la tua fiducia, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Oh, grazie Fernbus, grazie mille, ti do il benvenuto. Covirus, dimmi un po' una cosa, anche tu sei uno streamer? Dimmi un po', ottimo, cosa porti di bello? Intanto ti do il benvenuto con il suo, qua come al solito non lo prende. Allora vediamo un po', ecco qua, perfetto, Covirus. Ah, bello sto gioco, come dice il mitico Fernbus. Facciamo un po' di pubblicità. E allora, se non seguite ancora Covirus, vi invito, mi raccomando, a seguire il suo canale. Perfetto, il canale si chiama Covirus e Morven, lo vedete scritto in basso qui nella chat. Mi raccomando, seguite, diamogli una mano a poter crescere e a fargli prendere anche, far prendere anche lui l'affiliazione. Sea of Thieves, questo se non mi sbaglio è un altro gioco e lo gioca anche l'amico La Zappa Storta insieme a Chiara underscore 404 error, mi pare che si chiama l'altro canale di quest'altra amica, è quello lì dei pirati, giusto se non ricordo male. Ah, perfetto, quindi lo conosci La Zappa Storta. Devi sapere, Covirus, che al di là della sì, Fernbus, ora al di là, diciamo, della stima che c'è e il fatto che fra streamer noi ci diamo una mano, devi sapere che io la settimana scorsa sono rimasto praticamente senza internet e un po' come mi sono preoccupato io per la settimana scorsa per un altro amico streamer che non si è visto in live per altri motivi, così questi altri amici si sono preoccupati e questa cosa mi fa piacere enormemente, soprattutto a livello umano, perché vuol dire che si sta creando un gruppo che va al di là del virtuale e quindi Fernbus lo sa, quando c'è stato il periodo in cui non ha streamato io comunque mi ero preoccupato, è un po' come quando tu sai, passi, che ne so, nella piazza del paese oppure al bar prima di rientrare a casa, vedi gli amici, fai il saluto e te ne vai, no? Così è stato un po' pure con loro, cioè praticamente si sono un po' preoccupati, infatti poi ieri sera che si è ripristinato il tutto, quando sono rientrato sono passato a salutare l'amico La Zappa Storta, perché diciamo che si è ripristinato quasi in tarda serata la connessione, sono passato a salutare, quindi insomma mi hanno detto che si erano un po' preoccupati. E quindi questa è una cosa che fa piacere, diciamo, nel senso che uno capisce che
c'è la stima vera. E un po' dispiace perché insomma uno si preoccupa, e quindi cioè proprio per farti capire il rapporto che si crea. Sì, Fernbus, ho letto, è stata reciproca la cosa, pure quando è capitata anche a te, che in quei giorni non ti ho sentito più, mi sono un po' preoccupato, poi fortunatamente sei ritornato online. E quindi, caro Kovinos, come vedi, insomma, nessuno di noi si è creato un personaggio, ma ci rapportiamo a coloro che, come te, guardano i nostri contributi, insomma, i nostri contenuti, si crea un rapporto speciale, ecco, non è solo un rapporto fra attore e spettatori, ma si diventa e si cerca di far sì che tutti possano sentirsi parte integrante, insomma, di una programmazione, quindi che non si sentano soltanto spettatori. Fai bene, Fernbus, anche perché noi ci siamo passati per queste cose qui, quindi io per ultimo, insomma, so cosa significa e quanto bisogna faticare per arrivare all'affiliazione con Twitch. Quindi quando tu mi dici che ci sono streamer, diciamo così, in erba, che hanno bisogno di una mano, e tu mi dici di dare una mano, lo faccio ben volentieri, anche perché è capitato con il mio canale, ma l'avrei fatta a prescindere, perché c'è tanta fatica dietro insomma alla produzione di questi contenuti. Kovinos, ma è un nome. Meglio che mi spoglia. Spogliatoio. Kovinos, allora, ma il tuo nickname che origina? Perché il suono mi sembra molto greco o latino. Kovinos, o è qualche altra lingua? Che devi sapere che io sono un po' ignorantella su certe cose. Ignoro, nel senso che non conosco, non sono molto pratico, diciamo così. Ok, Fernbus, vai tranquillo, vai, fai quello che devi fare con calma, tanto qua quando passi nel canale lo devi fare a perdita di tempo. Senza in me, Capitan Price. Uscire a destra. Bologna Est. Kovinos, ci sei ancora? Chat, quanti di voi giocano ad Euro Truck? O eventualmente, se magari avete pensato di provare il gioco. Prepararsi a voltare a destra. O capparò, giro. Girare a destra, anzi voltare a destra. Voltare a destra. Va bene. Destra, destra, Parma. E beh, giustamente, fatto che la deviazione. Hai capito? Un incidente. Accidenti, un incidente.
la seconda uscita. Ok, questa è la macchina di Topolino. Sembra la Batcar. cavalli di forza bruta. Turbo Star by Rough Garage è sempre con te. Uscire a destra, perfetto. Sincronizzazione col video quasi perfetta. Non si bussa. Castelnuovo dei Monti. Centro abitato. E lo sapevo, neanche il tempo di rallentare. E infatti. Parma, Livorno. Livorno. Livorno, wunderbare Magen zu fahren. Ich gehe nach Barcelona zu fahren. Ich komme aus Livorno. Und ich gehe zu Barcelona. Non so se si dice così in tedesco, Barcellona, comunque. Un po' di residui di lingua tedesca studiata a scuola, ma molto 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 residua. Very residue. La curva, ma c'è cappottato. E si è abboccato pure il raut. Ma qua i fari sopra al tetto non sono accesi. Vediamo un po'. No, sono accesi. Ma no, sono accesi. Scusate capo. Ah, ok. Abbiamo iniziato la stradina, quella con tutte quelle curve e curvettine, sì. Mamma rocarma. Numaleone. Bella però queste costruzioni qua, un po' abbandonate. Poi mercoledì, il programma è domani, poi c'è Range Simulator, poi giovedì c'è invece, questo è per il pomeriggio, poi giovedì c'è House Flipper, case da pazzi, acquistiamo case disastrate, a volte in buone e anche in ottime condizioni, cerchiamo di renderle abbastanza carucce e le vendiamo e cerchiamo di recuperare qualche extra dalle vendite quando è possibile. Poi venerdì dalle 15.30 fino alle 17.30 ci sarà l'appuntamento con Farming Simulator 22
Al momento non ha un nome il programma, vedremo un po'. Il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 più o meno, e poi la domenica mattina Caffè in Farm, sempre con Farming Simulator 22, ma questa volta con una veste. Cioè, prima lo facevo con Farming 19, adesso ovviamente la porterò su Farming 22, ovviamente sempre sulla fortunatissima mappa Ellengrand, ovvero la DLC Alpine. So our appointment of the week with the live streamings are Ranch Simulator, then House Flipper, always at 3:30 PM Italian time, then Farming Simulator on Saturday, and our very fortunate appointment of the Sunday morning from 10 to 12 p.m. 12 a.m. sorry, with the Caffè in Farm, and we will work on the Ellengrand map, so the DLC Alpine. I play this to this map and to this to this appointment of the Sunday morning, since September, or maybe for early. So please don't miss our appointment. You will find all the schedules in the main page of the channel. Hello, merci. Je vais vous rappeler les rendez-vous de la semaine. Le mercredi à 15h30, nous allons continuer notre aventure avec Ranch Simulator. Jeudi, avec House Flipper, nous allons acheter les maisons désastrées, ou quelquefois en très bon état, on va faire des petits travaux et puis on va essayer de gagner un peu d'argent extra. Puis le vendredi, c'est le jour du convoi avec votre Ark Simulator 2, avec notre Scania. Puis le samedi, toujours à 15h30, nous allons porter en direct, naturellement, Farming Simulator 22. Au moment, j'ai pas donné un nom au programme, la programmation du samedi, donc pour le moment il n'y a pas le nom. Puis dimanche matin, de 10h jusqu'à midi, nous allons passer
un perdeur en compagnie avec Café en Phare sur la map. Elle est grande, celle qui était sur Farming Simulator 19, la DLC Alpine. Pardonnez-moi mon français, très mauvais français. Et voilà, ça c'est la programmation, je vous attends. Même pour un ciao, salut, oui, ou n'importe quoi. Allora direi di rabboccare il mezzo qua, perché qua non abbiamo fatto nemmeno un quarto dell'itinerario e già c'è un mezzo serbatoio. Ah, ma questa qua non è mai stata esplorata, quest'area. Allora speriamo che non è un issue. Oppla, non si fa, è la sua capita, avete ragione, però voi capite che quasi rimanga perca, non ho parlato strada quando mi posto. Yamma capitam. Non male. Questo Turbo Star di Raf Garage, come dice il mitico amico, grande amico Fanbus, ci arba tanto. E se siete interessati a provare questa mod fantastica, ecco, nella descrizione del video, sia qui su Twitch e naturalmente su YouTube, troverete dei link, fra cui anche quello del sito internet di Raf Garage, dove potrete provare la mod base del Turbo Star e altre mod gratuite. Poi ci sono anche delle mod a pagamento che aiuteranno Raf a poter continuare a regalarci queste belle chicche, questi capolavori. Raf Garage non mi paga per dire questo ci tengo a precisarlo, ma faccio questo e sto facendo questo perché gli stream, i modder vanno, secondo me vanno sostenuti, e quando poi viene sfornato un capolavoro come l'Iveco Turbo Star, e allora Raf merita la standing ovation. E oltre ovviamente ai link per scaricare e quindi visitare il sito internet di Raf Garage, troverete anche un link della pagina Facebook di Raf Garage, direzione Nizza, e ovviamente il link per visitare il canale YouTube di Nazario Onesta, lo streamer dal quale io ho preso spunto per creare e, diciamo così, inventarmi questo format col Turbo Star. Per chi non lo conoscesse, troverà anche il link. Mi raccomando, se non lo seguite, datelo a seguire, ovviamente. E quando gli scrivete in chat, scrivetegli
ci manda Dub Logistica. E ovviamente, oh caspita, tenersi a destra e poi uscire a destra. E ovviamente i link dei miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. And so I was talking about this wonderful mod of Turbo Star by Ralph Garage. If you are interested to test, or if you want to download for free this mod piece of Turbo Star, if you go Turbo Star by Ralph Garage in the description of the video here on Twitch and as well on YouTube, you will find a few links that are the link where you can buy the games in general, multi-platform, with the low price up minus 70%. You will find other links that are Ralph Garage internet site, where you can find all the mods you need free, and other mods if you want to give your contribute to letting Ralph growing up and going on to create those wonderful mods. And the Facebook page of Ralph Garage, and as well my social media channels that are YouTube, Facebook, Instagram, and naturally Twitch. You can find this video on YouTube on Tuesday. Thank you so much. Hello, si vous êtes intéressé à télécharger, à tester ou jouer, utiliser la mode base du Turbo Star, de l'Iveco Turbo Star de Ralph Garage, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que naturellement sur YouTube, vous allez trouver un peu de liens, qui sont les liens de la site internet de Ralph Garage, le lien pour visiter la page Facebook de Ralph Garage, le lien pour visiter le canal de Nazaré Onesta, c'est un youtubeur où j'ai pris l'inspiration pour créer ce format là et puis naturellement le lien pour visiter mes canaux social media, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Et voilà, merci beaucoup. Scusate, vado di fretta, Gino e l'alfetta, ma lei non mi audi più, au, cassi truen, caso sta, peggio di così non mi potevo andare.
scusate, ma metto un po' di fritto. Ancora dobbiamo raggiungere il confine con la Francia. Riusciranno i nostri eroi a consegnare? Oio, ah, 0% di danni, ok. Oh là là, ma mi ribalto. Oh, finalmente il primo casello francese. La prima stazione piège. The first Zoll station. Voilà. Vai, vai, vai. Vai Turbo Star. Vai, su, 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 scusate. Marsiglia. Sì, Marseille. Devo andare in direzione Marseille. Marseille, giusto? Non si vede. Aspettate un momento. Via Nizza. Montpellier, sì, Marsiglia, ok, perfetto. Marsiglia, Montpellier. Che lavoro di sound hanno fatto gli sviluppatori, voglio. E comunque stiamo dicendo che mod di Rafa Cara fino a Roma 1, voglio. E una mod fatta proprio bella assai. Se volete scaricare mod gratis dalla descrizione del video, sia che anche per Twitch che anche per YouTube, da descrizione del video vi lascio certi link che sono e appunto l'ingaro di Dakata Yoko scontata multipiattaforma, quindi non solo per computer ma pure per PlayStation, sti cosca scontate fino a 70%. Poi vi lascio un link al sito internet di Raf Garage, l'ho trovato a mod no Turbo Star, ma pure da tanti mod i rimorchi, sti cosca i rimorchi stanno sia quelli là gratis che quelli là praticamente a pagamento, come la giacchetta ticca che praticamente è a mod tuning pack. Ora ci sta un motore di 640 cavalli e sto cambio è proprio a guerra. Stanno quelli là gratuiti oppure quelli là a pagamento. Io per esempio ho già deciso di Run a Man Raff Garage, ok, hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno fatto un lavoro alla fine romano, hanno fatto proprio preciso, pure la luce che ci batte un po' con lo Scott che è lucido cose, quindi agito quasi quasi a catta mod ci vuole 5-0, io non vale la pena. Se vi piace Euro Truck, io questa è una cosa che come origine che le parla bene, must have, se cioè non può mancare. Un Turbo Star è veramente una cosa a guerra, voglio, ma a guerra assai. Quindi se non l'avete fatto ancora, visitate il link che vi ho messo nella descrizione, rivedi. Ovviamente non solo ci sta un link usi di internet in Raf Garage, ma ovviamente ci sta pure oltre che la cattiva che scontata, ma ci stanno pure di 4 link che sui canali social mio, YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. Questo video ovviamente coppa YouTube ho trovato Giovani e Mezzigiorno.
non fate queste cose quando guidate nella vita reale, perché vi fate la cartella. Ma raccomando, quando guidate, guidate con prudenza. Si è fatto giorno qua, è uscita la luce, ottimo, grande Giove. New Holland, mamma mia, mamma lo carmano, ma che poco fulmano. Appena in tempo l'ho visto. Per uno specchietto non l'ho preso. Capitano, grazie riposo alle attività. Io come sempre approfitto per ringraziare tutti quanti voi che state guardando questo video in diretta, ma soprattutto voi che lo state guardando in replica qui su Twitch. Vi ringrazio ancora per l'onore che mi state facendo guardando questo video fino alla fine, ovviamente seguendo la programmazione del canale. Andare dritto. Alla vittoria, prendere la seconda uscita. And so I want to say thank you so much everyone for watching this video, our rerun here on Twitch. Thank you so much. If you are watching this video from the beginning, I hope you will enjoy my way to stream, to produce contents here on Twitch. Thank you so much. Un po' lì, ok. Ci stiamo avvicinando un po' più a Toulouse. 31 Toulouse, Radio Toulouse 92. Questo era un jingle pubblicitario di una stazione radiofonica locale di una città che si trova nella regione Midi-Pirenei. Questa città si chiama Toulouse, Tolosa, ma non è Tolosa la città spagnola,
quando ero piccolo e ascoltavo la radio, c'era una stazione locale che ascoltavo molto spesso, anzi praticamente sempre, oltre al canale M6 MSIS, dove praticamente era un canale che all'epoca, un po' come MTV, mandava nell'etere i video musicali del periodo a cavallo fra l'88-89 e gli anni 90. Quindi vi lascio già intendere la mia età. E quindi c'era questo jingle pubblicitario, ecco, Toulouse. C'era questo jingle pubblicitario che diceva Radio Toulouse, no, 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 no. Poi dice Radio Toulouse 92. E questo jingle mi è rimasto qua. E facendo una ricerca su internet pare che questa stazione radio non esista più, o quantomeno molto probabilmente avrà cambiato denominazione. E insieme a questa radio qui c'era anche un'altra stazione radio che si chiamava Energy NRJ November Romeo Juliet. Quello che ho utilizzato prima è praticamente l'alfabeto fonetico internazionale. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, eccetera, eccetera. Basta andare su Google e digitare alfabeto fonetico internazionale e vi uscirà. Solitamente esce anche una specie di vignetta con la lettera, la pronuncia e un disegnino per farvi associare, per far associare, diciamo così, la scansione o scandizione della parola. Lo spelling, come dicono gli inglesi, appli, come dicono i francesi, se non ricordo male, si dice appli, appli, fare la suddivisione. Toulouse, Montpellier, aspetta, andiamo un po'. Oh, siamo quasi arrivati. 400 km, me la ricordo molto più distante, Barcellona da Toulouse. Beh, ancora dobbiamo trovare l'uscita di Toulouse. Serbatoio, cacchio. Mezzo serbatoio. E allora, che cosa posso dirvi? Che a proposito del Turbo Star, mezzo fantastico, specialmente questa mod con il tuning pack, con 5-6 euro mi sono portato a casa una signora mod, oltre al fatto che sto Turbo Star pack molto robusto, tiene molto bene la strada. Ovviamente i serbatoi sono piccoli, però diciamo la verità, Raff ha fatto un lavoro certosino, come diceva Smithers dei Simpson, eccellente. No, come si chiama? Signor Smithers? No, è il signor Barnes. Eccellente, Raff. E come dice il grande Alessandro Siani, grande Raff, grande! E soprattutto siete voi grandiosi,
perché mi sopportate e mi supportate. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno lasciato dei bei messaggi ieri quando sono ritornato online, e mi sento veramente fortunatissimo da questo punto di vista ad aver trovato persone che al di là del virtuale poi si preoccupano, e quindi comunque se qualcuno diciamo ti pensa vuol dire che forse un poco stai seminando e stai quindi si sta facendo stimare per quella che è la persona, anche perché diciamo così quello che vedete sono io, Fabrizio, e non è un personaggio, cioè in questo momento io non sto assolutissimamente interpretando un personaggio, ma sono semplicemente me stesso. Per cui molto spesso quando mi capita e mi è capitato di aver ha avuto in chat streamer in erba, ma anche un po' alle prime armi, ho sempre dato il consiglio quello di non costruirsi un personaggio che non sia e che non abbia la propria personalità, perché poi non tutti riescono a scindere il personaggio, quindi il ruolo svolto in un determinato ambito, con quello che poi può essere la vita privata, diciamo così, nel quindi mostrarsi per quello che si è, oltre qua devo mettere carburante qua, e quindi dimostrarsi quello che è oltre, diciamo così, quello che il lavoro, il ruolo. Opla. So we're talking about my way to stream, and I was seeing that a couple of times, more than a couple of times, young streamers or new followers in the channel, young followers, that they were streaming for the first time. I was thinking them and trying to teach them how to be, in my opinion, a good streamer. And I always say them to not to build a fantasy person. So I always say they have to be themselves fully, because not everyone will separate the private life, the real life, and the streamer when he's working or trying to produce some contents. And that's what I am.
what you see here on Twitch or on YouTube, it's me in person. That's my personality, and I hope you will enjoy and love it. I was talking and saying that because I've been offline for at least 1 week, and my streamer friends, streamers, they was warned about my absence, and when I get back again online, they say to me that they was very warned, and I was very I don't know how to explain the word in English, but it was a strange feeling, because you know that people, when are warned by your absence, maybe it will mean that you are sitting, as we say, on farming we on farming slang, a person is being loving by the people, and this is the most important thing. People must appreciate you in person, and not what you are, only for what you are doing or who you are in front of a camera. And that's why I'm trying to always do my best for the newest streamers. Thank you so much. Et alors, j'étais en train de parler à propos de ce qui s'est passé hier soir quand je suis retourné en ligne. J'ai des problèmes techniques sur ma ligne internet, donc je me suis absenté pour 6 ou 7 jours cette semaine-là. Et quand je suis retourné, mes amis humains, ils m'avaient dit qu'ils étaient préoccupés pour mon absence. Aïe aïe aïe. Et ne faites pas ça, ils vont vous retirer le permis de conduire. Et alors je disais que j'ai les amis, quand je suis retourné, ils m'ont dit qu'ils étaient préoccupés pour mon absence absolue. Et j'ai expliqué que j'ai pu pas j'ai pas l'occasion d'entrer pour suivre leur direct. Et ils étaient préoccupés. Et quand vous êtes pas des personnages que vous ne connaissez pas dans la vie réelle, ça s'est fait une étrange sensation. C'est une bonne sensation parce que tu sens que tu es assez bien aimé par les personnes
Ma sa se fa du mal quand tu es préoccupé pour les autres, comme quand c'est passé pour l'ami Fembus 08 qu'il a, il n'a été pas en direct pour des jours et j'étais un peu préoccupé pour lui. Et puis après la joie de le ressentir, voilà. Et donc ça me fait beaucoup de plaisir que ça veut dire que les personnes aiment Fabrizio, la personne et puis le personnage. Mais je dis et je tiens à préciser que je suis pas en train de résister. Donc je suis ce que vous êtes en train de voir, de regarder et d'écouter. Et j'ai dit aussi que beaucoup de fois j'ai expliqué à ceux qui me disaient qu'ils voulaient des conseils pour commencer à faire les streamers. J'ai dit de se construire par un personnage, parce que pas tout le monde ne sont capables de diviser le personnage. Donc le travail avec la vie réelle personnelle. Et donc mon conseil, si vous voulez commencer à faire les streamers, je vous conseille d'être vous-même et ne résistez pas à départ, parce que les personnes doivent vous apprécier pour comment vous êtes et pas pour ce que vous récitez, donc vous actez. Et voilà, merci encore. Je suis désolé pour mon absence. J'espère que dans cette semaine-là, je sois à la hauteur de vous faire de la très bonne compagnie. Oh, caparogino. E capazione del Ren. Fra una chiacchiera e un'altra siamo arrivati, mi sa, eh? Siamo arrivati a Barcellona. Credo, Siamo per arrivare a Barcellona, mi sa. Ok, fammi spostare qua, magari qualcuno di là. Ok, Roggero. Positivo e positivo, tutta una cosa bella. Barcelona. I have a sunset dream, mi sveno e mi è mio. Barcelona. Na, 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 na. Ragazzi, quella di Montserrat Caballé, Montserrat, non so se si dice così, scusate amici spagnoli, Caballé è una grandissima artista lirica, insieme alla voce eclettica dei Queen, la voce del grande Freddie Mercury, che qualche anno fa, un bel po' di anni fa, ci hanno regalato una chicca, che era questa canzone, Barcellona. Ok, quindi dobbiamo proseguire dritto. Qua dove stiamo?
Niente, Raguna. Bella sta questo dettaglio nella coltivazione a terrazza qua. Solo che qua rischio di andare nel guardrail. Rolling. Allora sono arrivato a Barcellona. Scusate. Ho fatto una roba brusca. Uscire a destra. Ok. Uscire a destra. Voltare a destra. Ok, però a giro. E allora approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa lunga diretta. Soprattutto alla prima diretta di questa settimana. Mi auguro di avervi fatto della buona compagnia voi che state guardando questo video in replica su Twitch e naturalmente a voi che state guardando questo video su YouTube, che lo troverete giovedì a mezzogiorno. Nella descrizione del video trovate tutti i link riguardanti questa serie dedicata al Turbo Star, quindi un link per acquistare giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, poi troverete anche il link per andare a visitare il sito internet di Rough Garage, dove troverete tutte le mod, fra cui anche la mod base del Turbo Star o le mod per il Turbo Star in generale. Poi trovate il link per visitare il canale YouTube di Nazare Onesta e naturalmente quattro link che sono appunto i link per visitare i miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Gabbo88 Pro ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Gabbo carissimo, buonasera, buon pomeriggio, benvenuto nel canale, grazie mille per la preferenza, benvenuto carissimo o carissima Gabbo. Ora ti rendo anche gli onori di casa, scusami un attimo, perfetto. Allora, facciamo il su al Gabbo. Ops. Oh, ottimo, Fortnite. E allora Gabbo, grazie per il follow ancora. E noi siamo quasi arrivati qua. E allora, detto questo, io vi ringrazio ancora, ovviamente grazie a voi che state guardando questo video dall'inizio qui su Twitch Replica, ma anche su YouTube. Quindi questo video lo troverete giovedì alle 12, sarà disponibile su YouTube. So thank you so much everyone for making me a great company here during this live streaming. I want to say thank you so much if you are watching this video from the start, from the beginning. I hope you had enjoyed these contents. You will find all the links in the description about this series, the link where you can buy games multi-platform with the low price, less minus 70%. The link about Rough Garage and internet site and Facebook page and
my social media channels, YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. Please don't leave. If you are watching this video on rerun, please don't leave this channel. You will find the continue of the programmation on this channel. Thank you so much again. Thank you for the company. Et alors, merci beaucoup à vous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. Notre rendez-vous avec le Turbo Star Draft Garage, c'est pour mardi prochain. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, ne quittez le canal à suivre. Ça va continuer la programmation du canal. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique jeudi midi sur mon canal YouTube. Vous allez trouver tous les liens. Cette série-là, donc, le lien pour acheter les jeux à prix réduit et jeux multiples à fond à prix réduit jusqu'au moins 70%. Puis vous allez trouver les liens pour visiter le site internet de Raph Garage où vous pouvez essayer la mode de Turbo Star et naturellement vous pouvez acheter ou essayer autre mode. Puis naturellement vous allez trouver aussi les liens pour visiter mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, ne quittez pas la vidéo, la programmation va continuer. Merci beaucoup à tous. Donc, le rendez-vous avec le Turbo Star Draft Garage, c'est pour mardi prochain. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler à Napolitaine et puis on va quitter tout. And so, I was forgetting that you will find this video on YouTube on Thursday. Thank you so much again. Et alors, voyons. L'appuntamento con Turbo Star in Raf Garage a Pasmare Bros. Semi 3 e mezzo pomeriggio, ci facciamo una bella camminata insieme. Con Turbo Star ci divertiamo, ci rilassiamo. E io ringrazio ancora tutto quanto voi che mi avete fatto compagnia. Ringrazio tutto quanto voi che mi avete seguito fino a questo momento. E ringrazio soprattutto a tutti quanti voi che state guardando questo video di replica qua in coppa Twitch e ovviamente in coppa YouTube. Ovviamente questo video in coppa YouTube ho trovato giorni a mia zigor. Poi nella descrizione del video trovate tutta una serie di link che sono un link a robotita visita un canale YouTube da Zero Nest, poi un link a robo potete accattare yoga molte piattaforme scontate fino a 70%, quindi non solo computer ma PlayStation, Xbox eccetera eccetera. Poi trovate i link di canale social media che su YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente pure Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica, non veniate che continua la programmazione al canale. E quindi scusate, e quindi approfitto per ringraziare tutto quanto voi. L'appuntamento quindi è martedì. Poi per quanto riguarda l'appuntamento al canale è a cominciare mattina con farming, con fattoria Fratelli Capone, che siamo noi medesimi, che è vostra vita da tono, battuti da tono, e poi continuiamo con la programmazione. E allora voglio grazie mille a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, grazie mille a tutti e state buoni.